Hola a tutti ragazzi, sono Luke e oggi siamo qui in questo primo video su un'incredibile serie Farming Simulator 2019. Ragazzi, questa serie ho provato a portarla in live, qualcuno di voi l'ha gradita, qualcuno meno. Vediamo un po' se riusciamo a portarla avanti. Oggi siamo qui però per iniziare una nuova carriera, quindi ragazzi andiamoci giù pesante e voglio vedere tanti like se volete ancora la serie. Qui spiego un po' le cose iniziali. Ora ci basta selezionare la mappa Ravenport o Felsbrun. Io andrei per Felsbrun perché l'altra volta ho messo Ravenport. E ragazzi, vabbè, il mio nome lo lasciamo così, lo stile è bello semplice. E andiamo avanti col DLC Mahindra Retriever. Quindi ragazzi abbiamo praticamente il mini golf e la macchinuccia per il mini golf. Però ragazzi speriamo che davvero riusciamo ad avere una bellissima fattoria con tantissimi gingini, ossia i soldini. Quindi ragazzi mi raccomando, sostenete la serie con bel like se volete che vada avanti ancora a lungo. Qui ragazzi dopo un lungo caricamento siamo finalmente arrivati a giocare a Farming Simulator. Qui come vediamo vediamo i nostri primi mezzi che bellini. E ragazzi quanto pare non c'è il tutorial, mentre live fece il tutorial, ma comunque uno di voi già sa come dobbiamo fare ragazzi, quindi basta soltanto seguire il video. Allora vediamo prima cosa, qui ce la metto il trebbia, attenzione. E ragazzi vediamo un po' tutti i mezzi che abbiamo a disposizione qui. Il trattore con l'aratro. Ok, poi vediamo cos'altro c'è. Questa dovrebbe essere la seminatrice. Non lo so ragazzi, sono abbastanza ignorantuccio e vedremo insieme tutte queste cose. Qui c'è un trattore col carrello. E qui c'è la locomotiva. Ragazzi è incredibile, è bellissima la locomotiva su Farming Simulator. È una cosa nuova che abbiamo scoperto in pochi insieme in live. Forse questa cavolata era meglio non farla. E c'è la locomotiva, è incredibile. Ok ragazzi, allora come vedete ci sono le macchine, ci sta un po' di tutto, ma oggi faremo un po' le cose base, lavoreremo un po' il terreno, un po' tutti i lavoretti, perché ragazzi devo dire se vi piace questa nuova serie, perché ci tengo davvero con tutto il cuore a capire se vi può essere di gradimento. Colleghiamo l'attrezzo, abbassiamo il coltivatore ed eccoci qui, cominciamo, magari non lo devo staccare. Abbassiamolo di nuovo senza fare fail e vediamo un po' ragazzi di lavorare precisi precisi. Poi metteremo il nostro operaio e vedremo un po' come andare avanti nel lavoro. Diciamo che non tanto lo so portare bene. Ah ragazzi, ma guardate che la fisica l'hanno migliorata molto, nel senso che vedete che per reggere nel terreno mollo ci vuole un po' di più, però ce l'abbiamo fatta. Dopo, allora facciamo in questo modo, andiamo avanti così, dopo torniamo indietro e vediamo quanto siamo stati precisi e in base a quanti fili di terra sono rimasti un like in più, va bene? Però credo che questo caso è troppo perfetto ragazzi, quindi il like ci vuole a prescindere. Che ne dite? Vediamo un po', arriviamo alla fine e solleviamolo così bello sciolti sciolti. Ragazzi abbiamo fatta perfetta questa fila, siamo stati davvero bravi. Bravissimi, l'abbiamo fatto in modo perfetto. Quindi ripartiamo con quest'altra fila, magari la prendiamo un pochettino meglio. E ho notato ragazzi che la fisica è cambiata molto di questo gioco. Graficamente è rimasto abbastanza lo stesso del vecchio Farming Simulator, ma diciamo che è davvero un gioco che merita. A me piace davvero tantissimo, perché poi queste cose di coltivatore, queste cose qui sono molto belline da fare. Ed è la cosa più bella è scegliere di fare gli acquisti insieme e tutto ciò che si può fare insieme. Quindi voglio dare il massimo supporto per questa serie, perché voglio che partecipiamo tutti quanti insieme. Allora qui abbiamo preso tutto, guardate che bravi ragazzi. Ma che bravi che siamo. Non so perché il budget parte da 100.000 euro sinceramente. Non lo so minimamente, però ragazzi fa nulla, vedremo poi come svolgere tutto. Allora andiamocene qui. Ok, bravo. E mettiamo un bel operaio e andiamo a fare un lavoretto un po' con la mititrebbia, in modo che faccia vedere un po' tutti i lavoretti. Ragazzi qui vabbè c'è il carrello e tutto, qui la locomotiva ed ecco la mititrebbia. Allora, accendiamola con la B. Dobbiamo prima attaccare la lama perché non è collegata. Boom, collegata. Accendiamola. No, che dice? B, accendimi di tribbia. No, dispiega. Prima bisogna dispiegare. Avete ragione, pardon. Accendiamola e voilà, al lavoro anche con la mia tribbia. Ragazzi, io vi ripeto, il gioco è davvero favoloso. Se portato insieme, ossia con il vostro supporto, con i vostri consigli, potremmo fare davvero una serie fighissima. Quindi fate sapere cosa ne pensate, perché ragazzi ci tengo davvero tanto del vostro supporto, perché voglio vedere quanto possiamo andare avanti insieme con questa serie. Mi raccomando ragazzi, spolliciate e condividete con qualche amico, parente, nonno che magari ha voglia di rivedere come si lavora il terreno, anche se i nonni lo sanno meglio di noi. Però mi raccomando, fatemi sapere se davvero vi gusta questa serie e condividete ad amici, parenti, cugini e nonni, perché i nonni sono quelli che possono essere più interessati. Per sbaglio ho chiamato l'operaio? No, ok, no ragazzi, avevo chiamato per sbaglio l'operaio, però adesso l'ho fermato e ci giriamo. Il problema è fare manovra con la mititrebbia. Aha, vedete che un bel lavoretto, intanto lì lavora. Cioè ragazzi, io davvero apprezzo questo gioco davvero tantissimo, perché è fatto che è davvero una favola. E mi raccomando, voglio il supporto più supportoso che potete dare, perché è davvero bellissima questa serie. Se riusciamo a portarla avanti insieme è ancora più favolosa di quanto pensiamo. Poi guardate qui come
com'è bello lavorare il terreno, mamma mia. Molti, per non sbagliare, insomma, vanno e lavorano in questo modo. Che poi è anche carino perché ti fa vedere tutto come va avanti, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, non so com'è meglio. Poi magari mi consigliate anche voi cosa è meglio fare. Qui rimane il grano per terra, che in live vedemmo che era buono fare le palle di... Le palle no, le balle di fieno per venderle. Però vedremo un pochettino cosa inventarci. Ok, ragazzi, finiamo anche questa fila. E anche qui metteremo a lavorare l'operaio. Ma già stavo lavorando l'operaio, quindi io... Che cosa stavo facendo? Vabbè, ragazzi, mettiamo a lavorare l'operaio. E sinceramente non lo so. Ah, ok, io ho fatto manovra per l'operaio e poi è arrivato lui a lavorare. Questa cosa non la ricordavo funzionasse. Ops, vabbè, ragazzi, un piccolo colpetto ci può stare. Non ricordavo funzionasse così questa cosa. Che cosa triste, pensavo che ero io ad essere così bravo e bello ordinato. Ragazzi, non va bene questa cosa. Io pensavo che ero ordinato. Vabbè, una volta tanto, non si sa mai. Allora, mettiamoci qui, facciamo lavorare l'operaio. E noi, ragazzi, torniamo al trattore e vediamo un po' l'operaio come sta andando avanti nel suo lavoretto. Che diciamo che ovviamente lavora bene, ragazzi. Noi prendiamo solo operai di buona qualità, mi raccomando, perché è la cosa che conta di più. E detto questo, ragazzi, io non so, per questo video penso che possa bastare qui. Poi mi fate sapere voi quanto preferite la durata di questi video. Ovviamente questa è la proposta di una nuova serie, quindi devo vedere comunque il vostro coinvolgimento, se vi può interessare. Detto questo, ragazzi, io vi invito a lasciare davvero un like enorme per questo video. Ovviamente dovremmo fare un po' di più cose, ma vi ripeto, ragazzi, siamo agli inizi, voglio vedere se vi può gustare, se vi può piacere. Quindi fatemi sapere con un bel like, con dei commentini, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Qui da Luke e la locomotiva è tutto, ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!